Grazie Presidente, grazie a Roberto Messina per l'invito. Sinceramente non mi aspettavo una platea così vivace e ampia. Devo dire che sappiamo che la popolazione italiana è per una buona parte costituita da persone, diciamo, come dicono, diversamente giovani, però sinceramente l'entusiasmo di oggi non me lo aspettavo. Io rappresento un'associazione di tutela dei consumatori. Oggi abbiamo sentito parlare di tutela della salute, abbiamo sentito parlare di tutela della pensione, di tutela dei diritti economici delle famiglie, in particolar modo degli anziani. Bene, lasciate che apra una finestra su un altro elemento, sulla tutela dei diritti. Che cosa fa un'associazione di consumatori? Io vi posso raccontare cosa fa la mia associazione. Noi facciamo due tipologie di attività. Uno, facciamo consulenza presso i nostri oltre 60 sportelli territoriali attraverso legali e non solo legali, il più delle volte sono conciliatori formati ad hoc per trattare i temi specifici, e consulenza gratuita ai nostri soci, consulenza sui temi più generali del consumo. La seconda attività, che potrebbe sembrare marginale, ma in realtà per noi è quella principale, quella più importante, è attività di educazione. L'associazione, il Movimento Consumatori, ha uno slogan che si chiama, che recita «Insieme per una società responsabile». Questo che cosa significa? Significa, e adesso vi racconterò alcuni esempi, che nella nostra vita quotidiana, insieme, ciascuno di noi può mettere in pratica delle azioni banali, semplici, quasi geniali nella loro semplicità, per migliorare non solo la nostra vita, ma anche la vita delle persone che ci circondano. Partiamo dal primo concetto, consulenze. Mi dispiace che si è impoverita la platea, perché credo che questa cosa possa interessare moltissimo. Noi abbiamo fatto recentemente una verifica sulla casistica che noi trattiamo. Bene, su 40.000 casi trattati ogni anno, dunque i nostri soci, ecco, giusto per chiarire, sono soci, tra virgolette, lavorati uno per uno. Che cosa significa? Significa che nessuno viene da noi per iscriversi solo per un fatto concettuale. Tutti quelli che vengono da noi, il più delle volte, anzi nel 96-97%, hanno un problema che ci sottopongono. Bene, su 40.000 casi studiati, il 57% si tratta di persone oltre i 60 anni. E per quali motivi vengono da noi? Se andiamo a focalizzare il motivo per cui l'anziano viene a bussare a un'associazione dei consumatori, troviamo una voce nuovissima e presente soltanto negli ultimi 3-4 anni. Il 13% viene da noi a chiedere aiuto perché si è sovraindebitato con le finanziarie. Io ho trovato inquietanti alcuni messaggi pubblicitari rivolti proprio agli anziani. Sei un lavoratore dipendente? Sei un pensionato? Bene, rivolgiti a noi perché siamo in grado di fornirti cash anche 20.000 euro nell'arco di 3 giorni. Ma perché un anziano dovrebbe chiedere soldi a una finanziaria? Considerando che dagli studi della Banca d'Italia il risparmio italiano è fatto per una buona percentuale proprio dalla persona di una certa età. Le persone che sono state abituate probabilmente per i periodi che hanno vissuto a risparmiare, a economizzare, a mettere da parte come piccole formiche, piccoli depositi che diventano certezza e aiuto per i momenti, appunto, in cui nella vita si presentano dei punti interrogativi. Bene, perché un anziano deve sovraindebitarsi con le finanziarie? Da quello che ci risulta, il più delle volte lo fa per i figli, perché i figli hanno avuto problemi economici, hanno perso il lavoro, hanno fatto investimenti sbagliati. Bene, gli anziani si sovraindebitano per aiutare i figli. Però attenzione, io colgo l'occasione per lanciare un appello, un grido d'allarme, veramente un grido di dolore. Spesso i figli che si sono indebitati lo hanno fatto per motivi futili. Io vi cito un caso: abbiamo avuto una persona anziana che ha rischiato di perdere la casa
perché la banca ormai chiedeva la casa che era stata data in pegno a quasi all'insaputa dell'anziano, perché il figlio aveva aperto 3 volte 3 finanziarie successive di 20.000 euro, la seconda per coprire la prima e la terza per coprire la seconda, e quando gli abbiamo chiesto: ma scusa, i primi 20.000 euro dove li hai messi, che ne hai fatto? Ci ha risposto: non mi ricordo. Bene, il papà, i genitori rischiavano di perdere la casa, in quanto il terzo creditore era una banca che a quel punto ovviamente aveva tutti i titoli per esigere il pagamento del debito. Quindi 13% dei anziani garantiscono per i figli, per i microdebiti. Fate attenzione, informatevi, cercate di, prima di firmare un fido, un atto fideiussorio o anche una finanziaria tipo quella che vi ho citato, chiedete sempre ai vostri figli perché hanno bisogno di soldi, perché è vero che i figli vanno aiutati, però non è neanche giusto che gli anziani si debbano disperare per questo. Il secondo motivo, forse quello più grosso per cui gli anziani si rivolgono a un'associazione di consumatori, è il problema dei contratti aperti a loro insaputa o quasi estorti. Che cosa succede? Da un po' di anni c'è stata la liberalizzazione di alcuni mercati, vedi la telefonia, e da 3 anni anche quello dell'energia. Che cosa significa? Significa che sia nella telefonia che nell'energia ci sono diversi gestori che gestiscono quel tipo di utenza. Nel caso della telefonia, noi abbiamo avuto negli scorsi anni quasi, di quel 57% di casi che riguardavano gli anziani, il 35% erano problemi legati alla telefonia. Che cosa succedeva? Chiama un operatore a casa, parla con un anziano, gli racconta che ci sono delle tariffe agevolate, che ci sono degli sconti. L'anziano magari annuisce soltanto dicendo: ah sì sì, va bene, sì ho capito, no non mi interessa, però sì 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 ho capito. Ha detto 3 o 4 volte sì. Dall'altro lato l'operatore ovviamente non corretto ha registrato la telefonata, ha registrato il sì e ha attivato i servizi. E quindi molto spesso vengono da noi anziani disperati perché si scoprono all'improvviso di aver cambiato gestore telefonico, oppure peggio, di aver accettato di attivare servizi che non avevano mai richiesto la segreteria telefonica. Bene, il paradosso è anziani di 85-86 anni che si ritrovano attivati la DSL senza manco avere né un router, ma manco sapere che cosa sia un computer. Quindi a quel punto che cosa è successo? Semplicemente è stata carpita la buona fede della persona, magari dell'anziano, che anche col centralinista del call center trova sollievo nella giornata di solitudine a chiacchierare, a sentire, ad ascoltare. Ecco, spesso si approfittano del vostro buon cuore. Magari dall'altro lato un operatore vi dice: ah guardi, se lei non rimane con me almeno 1:30 non mi pagano la telefonata. Spesso si approfittano proprio della vostra bontà, però voi vi ritrovate con servizi attivati e non richiesti. Bene, sappiate che attraverso un'associazione di consumatori è possibile non solo rescindere questo tipo di contratti, perché chiaramente quando a maggior ragione si tratta di servizi non richiesti nessuno può esigere pagamenti non dovuti, ma in alcuni casi addirittura è possibile anche farvi avere un piccolo risarcimento danni. In realtà non si chiama risarcimento danni tecnicamente, ma è possibile fare ciò. Un altro elemento, lo scorso anno eravamo al 18% della casistica, ma sta aumentando in maniera paurosa, sono i contratti legati alla energia. Questi però non si fanno telefonicamente, vengono, e qui vi invito a fare estrema attenzione, vengono a casa persone con il tesserino spesso dell'Enel, con una carta intestata spesso dell'Enel, vi dicono che devono controllare le bollette, vi dicono che dovete aderire alla fascia bioraria. Non date retta a nessuno. Prima di tutto perché, come informazione, la fascia bioraria, cioè la possibilità di pagare meno l'energia se si accendono gli elettrodomestici dopo le 7 di sera fino alle 7 di mattina, è attivo automaticamente in tutte le regioni e in tutte le case laddove esiste il contatore elettronico. Quindi non c'è bisogno di firmare alcun contratto per aderire alle fasce biorarie. Secondo,
Chiunque vi chieda di controllare le bollette sta soltanto approfittando della vostra buona fede per carpire i dati anagrafici e il numero POD, che nessuno di noi sapeva niente di che cosa si trattasse fino a poco tempo fa. Il numero POD è il numero del cliente del contatore, che è presente solo sulla bolletta. Quando l'operatore riesce a ricopiare questo numero POD, una persona che ovviamente non aveva mai richiesto alcuna attivazione o nessun passaggio di servizio si ritrova a essere cliente di un altro gestore. Questo però non è un dramma. Il dramma sta nel fatto che quando un anziano guadagna 500 euro mensili di pensione e il nuovo gestore, non essendo in grado di leggere i dati di lettura dei vostri contatori, comincia a inviare fatture presunte di consumi di 200, 300, 500, noi abbiamo avuto casi anche di bollette tra i 700 e gli 800 euro, una al mese. Allora è chiaro che questo non è corretto, non è giusto. Voi pensate lo stress di chi subisce un'azione di questo genere. Bene, le associazioni dei consumatori sono al vostro fianco. È possibile stoppare ogni abuso, però i primi amici di voi stessi dovete essere voi stessi. Punto primo, non aprire mai la porta a nessuno. Non aprire mai la porta a nessuno. Non firmare mai nessun documento, neanche vi dicessero che è indispensabile per vostro figlio. Tre, qualunque dubbio voi chiedete, lasciatemi il contratto a casa, poi torna domani a ritirarlo. Vedrete, nessuno vi lascerà mai un documento a casa, perché è evidente che quando non c'è trasparenza, quando non c'è la volontà che il cittadino, l'anziano, la persona comprenda quali sono i termini del contratto, evidentemente quasi sempre dietro c'è una truffa. Quindi in qualunque situazione voi chiamate il numero verde, sicuramente ci sono dei centri nelle città che servono come centri di segnalazione, ci saranno dei centri per la sicurezza, chiamate la polizia, chiamate i carabinieri. In qualunque momento vi vedete forzati a firmare qualunque documento, vi invito a non farlo. Io mi tratterrei davvero tantissimo perché ho tante cose da dirvi. Vorrei raccontarvi di come è possibile fare una spesa etica, perché questo fa parte del secondo nostro mandato. Quindi quello che vi ho appena raccontato fa parte delle consulenze, degli aiuti che forniamo ogni giorno. Ne potrei aprire altre. Faccio un piccolissimo passaggio sulla truffa agli anziani. Gli anziani sono i maggiori soggetti di truffe da parte di malavitosi che si approfittano della loro buona fede per entrare in casa, per rubare gli oggetti di oro, per farsi dare soldi per conto di figli, e poi si scopre che i figli non c'entravano assolutamente niente. Io vi invito a essere meno di buon cuore, a volervi bene di più e a essere più rigidi e rigorosi nei confronti di chi che sia vi chieda alcunché. Grazie. Mi piacerebbe provare a strutturare con voi una lezione sulla spesa etica. Vi racconto solo una piccola chicca che portiamo spesso in giro. Avete idea? Spesso per comodità compriamo l'insalata nelle buste, così comoda, così carina, così garbata. Sapete che cosa ci viene a costare al chilo quel tipo di insalata? Non meno di 13 euro al chilo, a fronte di 50 centesimi di un piede di insalata normale. E abbiamo inquinato l'ambiente e abbiamo ovviamente favorito il passaggio di merci che magari arrivano dal sud verso il nord e dal nord verso il sud. Quindi io lancio un appello a Roberto, sarebbe simpatico avviare con Federanziani una sinergia proprio per, da un lato, darvi degli strumenti di autotutela per evitare appunto di fornire consulenze dopo che il fattaccio è accaduto, e dall'altro lato momenti anche di chiacchierate educative, perché possiamo essere cittadini migliori che fanno bene a se stessi, al proprio portafoglio, all'ambiente e alla società in cui viviamo. Grazie.